È appena uscito l'aggiornamento di Star Wars su Fortnite. Abbiamo un sacco di ricompense gratuite, nuovi leaks, evento finale e in particolare una nuovissima arma mitica appena uscita su Fortnite, insieme ovviamente al reciproco boss. Prima di iniziare il video, come sempre, ricordo anche a te che hai ben 5 secondi per lasciare like e iscriviti al canale se anche devo ottenere un regalo da parte mia su Fortnite. Quindi 5, 4, 3, 2, 1. Ovviamente i DD Epic qui sotto, che vi aggiungerò alla lista di amici. Allora ragazzi, siamo atterrati qui per un motivo molto molto particolare. Bene, ora ve lo spiego subito. Come sapete, questo è il poster qua della nuovissima collaborazione, diciamo così meglio, dell'uscita del film di Miles Morales Into the Spider-Verse. E guardate cosa c'è scritto lì sotto della data di uscita, 2 giugno. Ma perché è così importante come data il 2 giugno? Beh, la risposta è davvero molto molto semplice, perché il 2 giugno, se vi ricordate, è appunto la data nella quale doveva uscire la prossima season di Fortnite, solo che effettivamente è stata rimandata all'8 o sbarra 9, non mi ricordo. Ok, 9 di giugno, appunto verso le 8/9 di mattina uscirà l'aggiornamento. E come sapete, ormai Fortnite ha rilasciato ben più di 170 skin in collaborazione con la Marvel, e una delle poche che manca è proprio la skin di Miles Morales. Quindi quale miglior momento se non vedere l'arrivo di questa skin? Infatti ragazzi, come vedete qua da questo video di SingsY6, possiamo vedere appunto ragazzi questa skin qua di Spider-Man Zero, che nel trailer di Spider-Man Into the Spider-Verse esattamente c'è una scena molto particolare, ovvero appunto questa scena qua nella quale tutti cadono, precipitano, travi in mezzo eccetera, e a un certo punto state molto attenti. L'avete visto? Se l'hai visto, mi raccomando, iscriviti. Infatti, come vedi là, c'è quella specie di creatura molto particolare accanto a Miles Morales, che indovina un pochino di chi si tratta, quello che giunge ora accanto a salvarli con la ragnatela. Guarda attentamente, vediamo se indovini. Guarda qua, guarda qua, guarda qua, guarda chi arriva, la skin di Spider-Man Zero. Ma qual è la cosa, diciamo così, strana, assurda? Perché la skin di Spider-Man Zero, proprio questa, il modello così accurato, è proprio il modello della skin di Fortnite. Quindi, essendo questo il modello della skin di Fortnite, state pronti che molto probabilmente questa collaborazione si avvererà durante il corso della prossima season. Tra l'altro, proprio come la season 8 del capitolo 1, la prossima season sarà, indovinate un pochino, una season a tema estiva. Infatti ragazzi, essendo una season a tema estiva, ve lo spiego subito prima di killare questo tipo qua. No, come non detto. Appunto, visto che proprio sarà una season estiva, Fortnite sta lavorando a un nuovo bioma in cui appunto aggiungeranno delle spiagge, di nuove tipologie di acqua, sembrerebbe addirittura, e in più tutto ciò delle palme. Quindi ragazzi, delle palme in arrivo qui su Fortnite, a mio parere, sarebbe una cosa davvero fantastica. E ovviamente, come anche sapete, sulla mappa si stanno spargendo ultimamente queste crepe qua. E cosa significa lo spargimento di queste crepe? Beh, apparentemente niente di così importante, però come forse saprete, le crepe in generale, anche nella vita reale così, significa che nelle vicinanze c'è qualcosa che causa queste crepe, che può trattarsi di un terremoto, di un vulcano, oppure come in questo caso magari di un passo dei giganti. Infatti come sapete, Fortnite ha rilasciato Attacco dei Giganti, magari potrebbe essere il suono dei loro. E appunto loro, con questa collaborazione Attacco dei Giganti, molto probabilmente saranno i protagonisti del prossimo evento finale. Quindi fratelli, ci saranno davvero cose fantastiche. Tra l'altro, commenta qua sotto cosa ne pensi di questo pass battaglia, e se in particolare hai V-Bucks, perché con la prossima season, vi ricordo, andrò a regalarne davvero tantissimo a voi iscritti. Ma appunto ragazzi, quella apertura qua a schermo è una skin che a me avete visto davvero tantissime volte, in particolare sul mio canale. No, non è il video riciclato, semplicemente ve la continuo, madonna, ve la continuo appunto a far vedere, perché molto probabilmente arriverà nel prossimo aggiornamento qui su Fortnite. Il prossimo aggiornamento sembrerebbe proprio sia quello della prossima season. Ma ora passiamo velocemente a parlare dell'argomento vero e proprio del video, ovvero di una nuova arma mitica di Star Wars. Il perché, la risposta è davvero molto semplice. Infatti ragazzi, come vedete da questa sezione qua, Fortnite sta dando tutte queste ricompense gratis attraverso la collaborazione con Star Wars, e per ottenerle, indovinate un pochino, appunto dicevo, per riscattare queste ricompense dovete andare semplicemente a completare questi incarichi di Fortnite Trova la Forza. E una volta che l'avrete completati, poi potete riscattare da questa zona. Ma cosa c'entra tutto questo con la nuova arma mitica eccetera? Beh ragazzi, perché come sapete, sulla mappa Fortnite ha aggiunto delle specie di spade laser. Perché appunto ragazzi, quella che vedete ora qua a schermo, indovinate un pochino, è proprio la nuova arma mitica di Star Wars. Ma perché è così importante? Perché ormai la stiamo sperando davvero tantissimo tempo. Come sapete, le uniche armi mitiche introdotte per ora, fino ad oggi diciamo così, su Fortnite sono un pochino le armi mitiche, che ragazzi sono tra cui le spade laser, tutte quelle collaborazioni eccetera eccetera. Ma questa qua ci manca, e molto realmente verrà introdotta durante questi giorni con un mini aggiornamento segreto. Assurdo.
Tra l'altro, parlando di tutto ciò, la prima persona di Fortnite sembrerebbe stia per arrivare con la prossima season. Infatti arriverà molto probabilmente con la prossima stagione. Infatti, come sapete, all'inizio di questa season Fortnite ha rilasciato, per errore o forse non per errore, non lo sapremo mai fino in fondo a mio parere, comunque ha lasciato una impostazione in salvamondo attraverso la quale era possibile utilizzare la visuale in prima persona. E appunto, una volta realizzata la visuale in prima persona, era possibile appunto, ragazzi, godersi un gameplay come quello state vedendo ora a schermo. A me sinceramente piace molto e spero Fortnite la introduca. Comunque, fatto sta che in caso verrà introdotto, più o meno stiamo parlando delle periodi che riguardano circa la prossima season, quindi aspettatevi dei mega aggiornamenti. Quindi appunto fidatevi di me che saranno davvero delle cose molto belle le quali arriveranno nella nuova season. Ovviamente si affiancheranno anche a dei veicoli molto particolari. Infatti, indovinate un pochino, stiamo parlando dei veicoli a tema estivo che Fortnite introduce costantemente ogni season estiva, e questa volta sembrerebbe si tratti delle tavole da surf che potremmo cavalcare liberamente. Rendetevi conto di che figata è. In particolare, come se non bastassero queste tavole da surf, sembrerebbe stia anche per arrivare un nuovo modello di macchina, il che sarebbe veramente molto molto bello. Tra l'altro, se volete divertirvi, vi ricordo che questo sabato saremo in una maratona estendibile che partirà da 2 ore e mezza, e ogni euro si aggiungono 5 minuti al timer. Quindi mi raccomando, potete giocare tutti, abbonati e non ci saranno requisiti perché mi hanno dato il codice creatore. Però killiamo questo tipo qua, ragazzi, prima, per favore, perché potrebbe essere molto forte e secondo me non è iscritto al canale, perché altrimenti non ci sarebbero spiegazioni su come faccio a essere così schifoso. E io sono ancora più schifoso, mi sa, perché no, raga, questo devo killarlo. Boom, boom, raga, perfetto, ho killato questo nemico che non so cosa volesse, comunque l'abbiamo killato, un punto in più per noi. Quindi appunto, mi raccomando, venite sabato ore 17 in live per stare con noi live anche tutta la notte in base a tutte le donazioni che fate. Tra l'altro, guardate qua questo glitch che ho trovato, ragazzi, sto letteralmente prendendo... No, riproviamoci subito, perché questo glitch, raga, credo di essere stato primo in Italia a scoprirlo. Oh mio Dio. Basta fare così, ta 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 ta. Mi sto glitchando, solamente tipo mi rimane la calamita sulla testa, che sarebbe veramente molto molto figo. Comunque, cioè, raga, è fantastico. È una cosa fantastica. Continuiamo a fare così, continuiamo a fare così come se niente fosse. Ma vedo, raga, un nemico sulle skyline. Non so se ha visto, era dietro, direi di andarlo subito ad inseguire. Andiamo ad inseguire immediatamente. Ok, è passato accanto a noi. 11. Ho 10 colpi, quindi non mi conviene sprecarli come ho appena fatto. Ok, ti prego. Boom! Perfetto! Questo è il potere, ragazzi, di chi è iscritto al canale, perché mi hanno dato il codice creatore. Comunque ci ha tolto un sacco di vita, quindi direi subito ad andarci a curare. Però visto che non vorrei allungare troppo il video, mi raccomando, quando esce questa skin, ragazzi, che è davvero fantastica, scrivi nei commenti da 1 a 10 quanto ti piace. A me personalmente piace davvero tantissimo. Tra l'altro, la sua emote integrata trovata nei file di gioco ormai da tantissimo tempo fa, la trovo veramente, veramente fantastica. Mi raccomando. Quindi appunto, tutte queste skin qua fatte nello shop sono davvero fantastiche, ragazzi.